3.24, Botarelli, servizio, battuta a testa su Curribali che riceve lungo, Repice viene Murata sul tentativo di chiusura, però può giocare in punto, Quarchioni, pallonetto, Murata anche lei, Bortoli, si va ancora da Quarchioni, tocca il muro, ci arriva Bresciani con qualche modo, poi palla dall'altra parte, allora c'è free ball, Soverato, l'attacco di Botarelli, la seconda linea, c'è la difesa di Curribali, poi staccata da rete, attacca Saguati, c'è Gibertini, ricostruisce Bortoli, si va da Quarchioni, Murata, salva tutto Gibertini, ancora Quarchioni, impiazzato c'è Curribali, poi Battistoni per l'attacco di Saguatti e punto vincente di Saguatti, e allora 23-25 chiude 3-1 qui alla Palascoppa Marignano. Coach Napolitano, arriva la prima sconfitta interna della stagione per il Volley Soverato, sicuramente tanto rammarico, 3-1 contro la capolista Marignano, il rammarico maggiore probabilmente per il quarto set avanti 18-13, si è probabilmente accarezzata l'occasione del tie break dopo una bella rimonta. Ma non ci dobbiamo dimenticare che giocavamo contro Marignano, quindi il 18-13 può avere un peso, ma contro una squadra forte come Marignano può non averlo. Io il rammarico ce l'ho più sul primo set, sinceramente. Il primo set lo stavamo giocando bene, ci siamo disuniti quando eravamo avanti 5 punti e forse il primo set poteva indirizzare la partita diversamente. È stata una partita comunque di alto livello, abbiamo commesso due errori secondo me banali nel quarto, la palla caduta tra Gibertini e Repice ha avuto un peso specifico notevole. È chiaro che è una partita da handicap, perché mi viene sempre in mente il fatto che purtroppo senza cambi non riesce a indirizzare la partita. Il quarto set loro sul 18-13 hanno messo Curribali al posto di Pamio che stava soffrendo in ricezione e hanno girato la partita. Io questo non lo posso fare, non mi voglio lamentare, non voglio trovare degli alibi, però purtroppo la pallavolo si vince in questo modo e magari il primo set avendo qualche cambio di disposizione l'hanno potuto portare a casa. Rimane il fatto che le partite della ragazza hanno fatto una grandissima partita, complimenti a Marignano perché è una squadra solida che continua a giocare anche in condizioni di difficoltà. Però dal mio punto di vista posso solamente fare un grandissimo applauso a queste ragazze che hanno fatto una partita a viso aperto, non si sono disunite nei momenti importanti e credo che poi nel terzo e nel quarto set hanno fatto vedere anche una bellissima pallavolo. Anche oggi si conferma una grande reazione della squadra sotto 2-0, sapevamo anche dell'assenza già prevista di Ciauceva che è un elemento importantissimo per questa squadra, però la squadra sotto 2-0 ha trovato la forza e la voglia di reagire e quindi di conseguenza questo è anche un aspetto molto importante per il carattere che sta dimostrando questa squadra. Ma guarda, io continuo a dire, non è il problema dell'assenza di Silvana in quanto Silvana, il problema è che abbiamo la panchina corta. Il problema è non è tanto l'elemento in sé, è che numericamente facciamo fatica. Questo è un campionato di altissimo livello in cui si gioca una partita ogni settimana, nel periodo di Natale ne abbiamo giocato ogni 3 giorni. Purtroppo noi paghiamo il fatto che la panchina è corta. Poi è chiaro che il peso specifico di Ciauceva è un peso specifico importante. È una giocatrice che fa 20 punti a partita ed è normale che la paghiamo. Ma al di là di quello io non credo che il problema non sia la giocatrice in sé per sé, ma è la mancanza del cambio. E forse con un cambio in più oggi avremmo potuto indirizzarla poi diversamente. Questa è la situazione, la dobbiamo accettare. A maggior ragione faccio i complimenti a Marignano per il campionato che sta facendo, per la partita che ha disputato, però devo fare anche i complimenti doppi alle mie ragazze perché in questa situazione non è assolutamente semplice. Coach Stefano Saia, 3-1 qui a Soverato per la capolista Marignano, si ritorna alla vittoria dopo l'incidente di percorso della settimana scorsa, ma è un Marignano che sta dominando questo girone A, è una vittoria importante quest'oggi perché non era facile, tu lo sai bene, qui a Soverato, in una partita dove specialmente il quarto set è stato molto combattuto. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Effettivamente occupiamo una posizione di campionato privilegiata, probabilmente abbiamo avuto un inizio molto forte e nelle ultime partite abbiamo accusato un lieve calo, credo fisiologico. Anche oggi non è stato scontato per niente il risultato, una partita tesa, combattuta per 4 set in cui per 2 set abbiamo giocato al nostro livello e nel terzo siamo scesi troppo e abbiamo lasciato uno spazio a un Soverato che non ha bisogno di nessun tipo di regalo perché è una squadra di alto tasso tecnico nonostante in questa partita mancasse la straniera. Quindi devo dire di essere molto soddisfatto per questo risultato perché giocare in questo campo è veramente difficile. Sono soddisfatto perché per 2 set abbiamo ritrovato lo smalto che
Abbiamo dimostrato fin dall'inizio, il nostro percorso è ancora lungo perché dobbiamo ripartire, ritrovare la continuità e la capacità di mantenere il nostro livello di gioco per più tempo, perché due set non sono assolutamente sufficienti. Mancano due giornate alla fine della regular season, ad inizio stagione si sapeva che Marignano era una delle squadre comunque attrezzate, però probabilmente nessuno immaginava che si potesse arrivare a questo punto con tutte vittorie ad eccezione di una sola sconfitta. Sì, devo dire che tutti quanti ci dicono che noi vogliamo fare il salto. In realtà noi siamo partiti con una squadra che reputavamo molto competitiva, ma affrontando, come per nostra abitudine, una partita per volta. Ci siamo trovati in ballo in questa posizione di classifica ed è ovvio che continuiamo a ballare cercando di esprimerci sempre al meglio. Se questo vuol dire che il nostro livello ci permette di battere tutti gli avversari, ben venga. Quello che per adesso è importante, ripeto, in questo campionato che ha addirittura tre step, tre barrage in cui, da cui bisogna uscire, c'è questa prima fase che possiamo dire di aver archiviato con la prima posizione matematica, ma viceversa dobbiamo riuscire ad avere più punti possibili per la seconda, e anche quando arriveremo alla seconda ci sarà da preoccuparsi per i playoff, e quindi non si finisce mai. Allora in quest'ottica continuo a ripetere, è inutile guardare troppo avanti, guardiamo una partita per volta, settimana in settimana, e cerchiamo di lavorare per esprimere il nostro miglior gioco.